Ciao a tutti, eccomi qui per la trasmissione. Francesco Claudio non c'è, magia, stregoneria, paganesimo, Radio Gamma 5, come tutti i giovedì dal 1986. Allora, Claudio si è preso una giornata di riposo e di ferie e siamo da soli appunto oggi in trasmissione. Parto sempre come sempre col calendario degli appuntamenti, degli impegni, delle cose che hanno attinenza con questa trasmissione, e voglio ricordare l'appuntamento di questa settimana, che è sabato 24 marzo, grosso modo alle ore 18.30 a Jesolo, al Bosco Sacro della Federazione Pagana, in via Cagamba Settima Traversa, ci sarà il rituale dell'equinozio di primavera. Come sapete, lo ripetiamo e lo ricordiamo anche questa volta, nei vari riti che la Federazione Pagana, che noi pagani abbiamo scelto di utilizzare per ricordarci, ricordare, fare il nostro collegamento con il mondo, per ricordare che siamo all'interno di un ciclo cosmico, che partecipiamo alla vita di questo pianeta, che tutto il sistema solare, noi siamo inseriti, non siamo esterni a niente, abbiamo scelto gli equinozi solstizi. L'equinozio di primavera rappresenta la partenza, il riavvio, la rinascita, il riaffiorire, il ritorno della luce, rappresenta la nascita, la partenza, l'oscurità comincia ad allontanarsi, le giornate si allungano, abbiamo più luce, possiamo osservare il mondo e siamo all'interno di questo mondo. E noi, seguendo appunto questo calendario, questo ritmo, ci immergiamo in esso e, per un discorso appunto di simbologia, di analogia, noi ci siamo appunto ritrovati a seguire questo calendario, equinozio di primavera, solstizio d'estate e così via. Perciò appunto sabato 24 marzo appunto ci sarà l'appuntamento per questo rituale. Logicamente non è un rituale codificato, non è un rituale rigido, la partecipazione appunto è libera, purché non si porti alterazione al ritmo, alle intenzioni, al desiderio di celebrare questo rito, di praticare questi collegamenti con la natura delle varie persone. Si può anche assistere proprio in maniera passiva, rimanendo all'esterno del cerchio e assistendo al fuoco. Logicamente non c'è nulla di obbligatorio, uno fa quello che desidera, quello che è interessato, quello che gli piace, quello che è più sensibile, quello che gli è più bello. Questo appunto è l'appuntamento per sabato 24 marzo, grosso modo all'inizio ora alle 18.30 in via Cagamba Settima Traversa a Jesolo. Poi ci sono alcuni appuntamenti ad aprile. Ricordo ormai un appuntamento storico, il 6 di aprile, il famoso Venerdì Santo, è la cena del musso, in cui ci ritroviamo per mangiare appunto carne di asino o di musso, come si dice in Veneto, per ricordare un nostro caro amico scomparso nel 93, che si definiva politeista naturale, il famoso Bruno. Poi ci sarà appunto giovedì 12 aprile il MUT a Montecrotto Terme, il Pub Bimbo con via Aureliana, e di questo passo appunto abbiamo già assegnato un po' di appuntamenti e un po' di cose. Li ricorderemo, certo che dal punto di vista della ritualità, della partecipazione, del vivere, dell'agire, il rituale del di sabato 24 marzo è un rituale importante. Partiamo invece partendo da alcune novità librarie che reputo importante segnalarvi. Anche se l'autore non è un pagano, però è un autore che si è molto impegnato a demolire il monoteismo. È un libro che è uscito da poco, è un libro appunto di Pier Giorgio Di Freddi, un famoso matematico, la casa editrice Longanesi, e il titolo è molto bello, dice: perché non possiamo essere cristiani, sottotitolo, e meno che mai cattolici. È un'analisi molto stringata, molto forte, molto precisa di tutti quanti le varie follie che il monoteismo ha prodotto. La visione appunto giudaico-cristiana ha contaminato la nostra esistenza. E cosa fa il nostro Di Freddi in questo caso? Prende e comincia ad analizzare tutte le follie di questo appunto, di questo monoteismo che ha avuto sopravvento in Occidente. Lo fa purtroppo dovendo, dice, lo chiama una via crucis, nel senso di una via sofferente, perché potrebbe essere l'intelletto umano, l'intelligenza umana dedicata ad altre cose, dedicata appunto a comprendere il mondo che c'è attorno, a sviluppare la nostra conoscenza. Però l'autore dice: ci troviamo in una società, in un momento in cui il monoteismo in tutte le direzioni ci viene a pestare i piedi, ci dà fastidio, ci crea problemi, e di conseguenza bisogna anche affrontarlo in questo senso.
Purtroppo appunto l'autore pensa che la religione sia tutto uguale, pensa che il monoteismo sia il modello di religione per tutte le religioni. Difatti nelle conclusioni del libro lui dice che finché ci saranno religioni ci sarà contrasto. In realtà il contrasto ci sarà sempre finché noi avremo a che fare con il monoteismo. Comunque appunto questo libro parte da il padre, cioè parla appunto di Elohim, Yahweh, Adonai, le fonti del Pentateuco e così via, parla del Dio di Israele, parla dei comandamenti, parla del figlio, cioè del Gesù di Nazareth, ne parla appunto delle varie fonti, delle varie interpretazioni, parla del cattolicesimo, poi appunto c'è la parte finale, laici e loici. E fa un'analisi molto stringata. C'è come introduzione un capitolo che si chiama Cristiani e Cretini. Questo capitoletto, che non è per nulla offensivo, ma che utilizza una definizione che anche Vittorio Messori ha utilizzato nelle sue opere, in cui esaltava il fatto di questa assonanza tra cristiani e cretini, è stato criticato da autori come Arrigo Levi, che dice che è offensivo. In realtà, probabilmente il buono di Freddi non ha avuto lo stomaco di leggersi tutte quante le opere di Vittorio Messori, in cui appunto Vittorio Messori diceva che era contento di questa assonanza. Però quando è un qualcuno che non si sottomette, che non accetta la dominazione del monoteismo, non può permettersi di dominare questa. E fatto sta che soltanto perché ha fatto questo capitoletto introduttivo è stato criticato anche da gente che si dichiara laica. C'è proprio in questa introduzione, dice: dovremmo turarci il naso e ripercorrere la storia maleodorante del sangue delle vittime delle crociate e dei fumi dei roghi dell'Inquisizione. Effettivamente il monoteismo è questo, è proprio quando lo si deve affrontare non ha valori, principi, non ha cose belle, non ha cose divertenti, ma ha soltanto qualcosa di tremendo. Un qualcosa che irrita, come direbbe Nietzsche, appunto il nostro gusto e ci provoca disgusto per quello che è. Però purtroppo, dovendo vivere in questa condizione, noi dobbiamo anche imparare ad affrontare questo. E dice sempre Odi Freddi nell'introduzione: la dimostranda assurdità della fede cristiana stessa, che pretende di continuare a propinare all'uomo occidentale contemporaneo stantii miti medio orientali e infantili superstizioni medievali. E questa è un'altra cosa, perché ricordiamolo che il monoteismo non è fondato su elementi storici, non ha una base storica, non ha nulla che possa sostenerlo nella sua affermazione di un Dio creatore, tantomeno di una figura così perversa come quella di Gesù Cristo. Bene, autori laici come Odi Freddi se ne sono accorti e di conseguenza capiscono che non possiamo essere né cristiani né cattolici. Allora io ve lo consiglio questo libro, merita di essere letto. Logicamente le riserve di noi pagani o di chi ha una sensibilità verso una religiosità diversa sono sempre nel fatto di fraintendere o di non comprendere a sufficienza che ci può esistere una religione che non ha nulla a condividere con il monoteismo giudaico, cristiano e musulmano. Però finché il monoteismo pretenderà di essere la religione, persone come Odi Freddi saranno sempre nella condizione di poter dire che la religione porta violenza. Se per religione noi intendiamo il monoteismo, non possiamo dare altro che ragione appunto a Odi Freddi di dire che la violenza insita nel monoteismo sarà sempre presente finché qualcuno crederà in questo e cadrà nel tranello appunto di pensare che ci sia un qualcosa di importante nelle rivelazioni date appunto del vario monoteismo. Voglio partire poi e commentare anche una notizia che è di attualità, nel senso che ci può dare anche un attimino la dimensione, il percorso di quello che sta succedendo. Parlo appunto della volontà di censura o di non parlare di certe cose pubblicamente. C'è un articolo sul Corriere della Sera che dice: dacci oggi il nostro divieto quotidiano, e così torna alla censura. Il ritorno alla censura non è soltanto il titolo di un brillante pamphlet di Vittorio Brancati in difesa di un suo lavoro teatrale massacrato dalle forbici dei moralizzatori intransigenti. È la fotografia di ciò che accade in modo sempre più prepotente ai nostri giorni. Vietato, vietare, assomiglia ormai al repertorio sbiadito di un'espressione finita. I moralizzatori sbeffeggiati da Brancati si esercitano su ogni frammento della vita associata. Il miserabile porno notturno delle TV di serie B, vietato, la pubblicazione su giornali degli atti di un'inchiesta, vietato, un libro sul furio che sarà
pure un cattivo libro, ma è sempre un libro vietato. E conclude questo articolo, dice: un miscuglio moderno di antica ipocrisia moralistica, di neo-bacchinottismo, di dogmatismo del politicamente corretto, di paura, di smarrimento di fronte al disordine del mondo, crea la condizione psicologica e culturale più propizia alla sindrome censoria. Il divieto diventa la ricetta sempre più semplice di suggerire, il bavaglio, il rimedio più efficace per vagliare e filtrare fenomeni che è difficile padronizzare e lasciare esprimere senza il soccorrere di regole minuziose e costrizioni asfissianti. Vietare è il nuovo imperativo, la soluzione immediata, la scelta che sembra confortata insieme dall'etica e dal buon senso. A oltre 50 anni dalla denuncia di Brancati, la censura è tornata come criterio accettabile e persino auspicabile. Non sarà difficile per chi si cura di queste cose, appunto, aggiornare il discorso della moralità o del divieto. Esiste poi una cosa, un evento di attualità che purtroppo moltissimi abbiamo avuto troppe volte l'occasione di ascoltare, di vedere, di udire nelle radio, nelle televisioni, nei giornali, che è la foto o le foto relative alle vite sessuali di certi politici. E noi abbiamo che certi politici si parla che sono pericolosi, che dovrebbero dimettersi. A me non me ne frega niente dei politici, perché io non ho nessuna considerazione dell'uomo politico attuale, non ho una considerazione della classe politica contemporanea. Tendo appunto sempre a lasciarla perdere, a non considerarla, a non dargli significato, perché non la reputo capace di rappresentare qualcuno. Però io non mi preoccupo se un politico dovesse andare a puttane o dovesse andare a transessuali. Io non mi preoccupo se un politico ha una vita sessuale più o meno disordinata, come direbbe qualcuno, se ha una vita casta, se il del sesso fa quello che vuole o se è appunto libertino. Per me un politico che dovrebbe rappresentare i cittadini, dovrebbe rappresentare i cittadini, è fondamentale che sia un nuovo politico onesto, che abbia una visione del mondo a favore dei cittadini. Di conseguenza mi preoccupo più di un politico che sia ladro, che prenda transenti, o di un politico che vada in giro a baciare i mafiosi o inchinarsi di fronte ai mafiosi. Di conseguenza si trova normale e nulla per nulla problematico che gente che gli vengono attribuiti enormi reati, che non sono curati della vita pubblica, che non sono curati degli interessi dei cittadini, ma hanno curato altre cose, vengono considerati grandi politici. E invece politici, soltanto perché hanno forse una curiosità, un desiderio sessuale, vengono condannati o cacciati. Questo che avviene non è certo da un fatto puramente casuale, deriva sempre da un fattore di moralismo cristiano che si viene sempre più imposto. Io non penso che un politico sia pessimo perché gli piacciono i transessuali o gli piacciono le prostitute. Di quello che fa del sesso non crea nessun problema. Il fatto che si parli del sesso e che il sesso diventi la discriminante, ricordiamoci un caso successo non pochi anni fa di Monica Lewinsky, in cui un uomo politico dell'unico impero rimasto è stato processato non perché abbia fatto chissà quali guerre segrete, quali scandali, ma perché avrebbe avuto una strana tipo di attività sessuale. E allora voglio partire proprio da questo per dire di come il monoteismo ha alterato e modificato e ha distrutto anche la nostra visione del mondo. Mi sono ripreso fra le mani un libro uscito nel 1988 di Ida Magli, è Sesso e potere, la gogna della Santa Inquisizione multimediale. Il libro appunto è del 98 e sembra quasi un libro profetico. Ida Magli è un'autrice molto interessante, molto in gamba e che sa comprendere da dove derivano le cose. E logicamente partendo da un fatto di attualità, che allora era lo scandalo Clinton-Monica Lewinsky, parla di quello che la religione compie e anche quello che è il dibattito che noi abbiamo sull'attività sessuale di varie persone, di varie categorie di persone, degli interessi sessuali di certi politici, deriva da questo. E dice, proprio partendo sul fatto di questa visione giudaico-cristiana che è venuta a contaminare la nostra esistenza, dice: sull'impossibilità di scindere la persona dalla sua attività sessuale ci siamo a lungo soffermati, ma c'è un aspetto sul quale è necessario ritornare perché è così profondamente nascosto nelle radici della cultura ebraica e di conseguenza di quella cristiana, che in pratica, pur conoscendolo, non lo conosciamo, o meglio,
come succede sempre per i tratti fondamentali della propria cultura, li viviamo, li agiamo senza esserne chiaramente coscienti. E dice una cosa importante, che non sempre noi siamo capaci di comprendere questo, che aspetti appunto siamo capaci soltanto di pensare la moralità, se vogliamo parlare di moralità, anche se è un termine che non mi piace, diciamo della correttezza di una persona soltanto sul fattore sessuale, non certo sul fattore comportamentale. E dice che se il fatto che noi identifichiamo la persona con la propria sessualità deriva da una contaminazione chiara della visione giudaico-cristiana, perché logicamente tutte le valenze, tutto il positivo, tutto il negativo viene incaricato all'interno della dimensione del sesso. E allora o si è legati alle visioni fondamentaliste cristiane, e invece ci troviamo in caso in cui principi di doveri civili vengono completamente dimenticati al favore della castità. C'è un altro capitolo che dice: ma perché c'è questo scandalo da tutti i cattolici, il fatto che un politico abbia una vita sessuale di un certo tipo? In questo libro, appunto, che si chiama Sesso e potere, l'agonia della Santa Inquisizione multimediale, c'è un capitolo che dice la purezza dello sperma. Dice: seguire tutta la teologia morale che riguarda l'emissione giusta e non giusta dello sperma è un'impresa quanto mai faticosa. Sia sufficiente comunque sapere che il motivo vero che sta alla base di quasi tutti i divieti sessuali imposti ai cristiani è proprio la sacralità dello sperma. È lo sperma, con la sua potenzialità sacra, che non può, non deve essere contaminato, esposto a nulla. Già il fatto che sia riservato all'emissione dello sperma un termine proprio, eiaculazione, diverso da tutte le altre emissioni, e che ne sottolinea la forza, fa comprendere che in realtà lo sperma non è per nulla un'esecrazione del corpo. La masturbazione è colpevole perché appunto è emissione non a vuoto ma nel vuoto dello sperma. E questo appunto si riferiva, e dice più avanti, il coito anale è colpevole perché è esposizione a contatto contaminante dello sperma. E questo fa vedere, questo problema lo si pone soltanto col discorso della moralità monoteista, di quello che appunto viene a che fare col monoteismo, il fatto di incentrare tutto sul discorso della capacità di generare dell'uomo. Se voi vi ricordate tutte le campagne fatte proprio anche contro la masturbazione non pochi anni fa, non tantissimi anni fa, dalla Chiesa Cattolica, tutti i problemi legati al sesso finalizzato alla procreazione, al sesso che, su cui non si devono utilizzare preservativi e così via, dimostra quanto profonda, quanto sia intervenuto il proprio la contaminazione, sia intervenuto appunto l'alterazione della nostra vita da parte appunto del monoteismo, quanto il monoteismo sia stato appunto così negativo e abbia portato a questa situazione. Perciò quando ci vengono a proporre moralità più o meno dubbie, quando si comincia a valutare una persona per la sua sessualità e non per la sua capacità culturale, per la sua abilità politica, per la sua informazione, per il suo modo di essere, pensate sempre che siamo di fronte a un fenomeno tipico di monoteismo, che è quello della moralità. E proprio quando si parla solo di moralità e non di qualità, siamo in un ambito in cui il monoteismo regna e crea sofferenza alle persone. D'altronde, che il monoteismo sia sempre più radicato, ne abbiamo ogni giorno continue conferme e continue manifestazioni. È uscito sul Corriere della Sera un articolo che parla appunto dell'ignoranza religiosa del monoteismo. C'è già un ascoltatore, ricordo il numero di telefono, sono 049 700 700. Sì, pronto? 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 Sei in diretta? Niente, l'ascoltatore ci ha ripensato. Allora, cosa dice questo articolo? Dice 700-838, sì, pronto? Sì, Gian Paolo. Ciao. Ciao, Francesco. Mi chiedevo una cosa, ma c'è una differenza fra... perché non so capirla io, c'è una differenza fra il cattolicesimo e il cristianesimo, ma il cattolicesimo non deriva anche dal cristianesimo per caso? E tutti e due derivano dal giudaismo? Eh? E tutti e due derivano dal giudaismo, tutti e due? Scusa, non ti sento, dimmi. E tutti e due derivano dal giudaismo? Ah sì, è vero. Ma guarda che stai offendendo però, quando dici giudaismo li offendi. No, beh, d'altronde sai, il cristianesimo è un'eresia all'interno degli ebrei. E allora io che dico che la bugia ebraica
ho indovinato, insomma. Beh, il monoteismo è sempre bugia. Cioè, scusa, l'ha mai incontrato il Dio creatore? Cioè, la Bibbia è o no una bugia? È una bugia, è una menzogna, delle peggiori. Allora ho indovinato perché mi chiedevo che a volte mi offenda. No, le bugie non sono negative, se sono le bugie di Pinocchio sono anche divertenti. Ma purtroppo queste sono bugie tragiche che portano sofferenza, che sono follia, perché Pinocchio, bene o male, è anche divertente nelle sue bugie e poi si dimostra la sua bugia. Quando invece un monoteista ti racconta che c'è un Dio creatore, tutti gli credono. Ma il super fantozzi, allora dimmi, ce l'ho nel cuore, sai. Quell'onnipotente di allora si era accorto che quella creatura non gli era venuta tanto bene. Imputò il fatto alla stanchezza e decise di riprovarci dopo un giorno di riposo. Al secondo tentativo, invece, venne alla perfezione. E chi uscì? Silvio, la grande luce, scorreggina, ed è seguito da Bocca di culo di gallina, che il nostro è Brodi. Quindi pensa che immagini meravigliose ci ha fatto. Beh, sai, se un dio... Il creatore crea queste cose, è sinceramente pericoloso. Ma che razza di Dio c'è nel cielo? Sta giocando col nostro dolore, dice Roberto Vecchioni. E sono andato a prendermelo la settimana scorsa il disco, perché è meraviglioso. Lanciatore di coltelli, non so se hai mai sentito. Non ho sentito, no. E sto leggendo ancora le menzogne di Ulisse, di Pier Giorgio di Freddi, e vado molto molto lentamente perché è questo qua, perché non possiamo essere cristiani, l'hai già letto? No, deve essere interessantissimo. Sì, no, infatti è veramente ben fatto. È un po', diciamo, purtroppo dovendo fare l'analisi biblica, le menzogne su Gesù, diventa un attimino, se la teologia è una roba da pazzi. Insomma. E però lui ha voluto fare questa opera e poi dimostrare la follia del monoteismo. Ma guarda, anche il Perché non sono cristiano di Russell, Bertrand Russell, anche quello lì. Difatti, insomma, lui dice, io so. Il titolo è un omaggio, dice, l'opera di Bertrand Russell. Comunque, io lo trovo un Dio che ha bisogno di ingravidare una donna per ricostruirsi. Guarda che è tremendo, eh. Sì, ma guarda che c'è dalla prima all'ultima pagina la Bibbia dice soltanto delle idiozie e delle cose che sono veramente ridicole. Infatti, cioè, sono barzellette, lui lo dice anche Odi Freddi, sono dei raccontini, sono proprio delle barzellette che girano, delle battutacce, insomma. Infatti, guarda, che a un certo punto è proprio il ridicolo prenderli nella satira è la miglior cosa, la più efficiente in questo caso, perché è una satira veramente. Guardati intorno, la meraviglia del circostante, di natura madre la chiamo, e la metti vicino a questi detti qua, ti fa impazzire dalle cretinate che dicono, quando vedi la perfezione che è intorno agli altri, la perfezione nel senso che per fortuna non hanno la parola gli esseri, quelli che diciamo noi inferiori, perché a loro manca la parola. Però sono capaci di comunicare, hanno un istinto, riescono a comunicare però. A noi manca tutto il resto però, se a loro manca piano. La parola. A noi manca perché abbiamo deciso di rinunciare alla nostra intelligenza. Siamo nati l'altro giorno. Sì, beh, però se rinunciamo alla nostra essenza, alle nostre capacità, siamo noi che siamo stupidi. Ti ringrazio. Bene, tanto, ciao Giampaolo. Ciao. Sì, pronto? Pronto? Ciao, sì. Francesco. Ciao. Sentito? Sì. Sul Corriere ti dicevo che della CEI che dice, due punti, nota sui dico, in arrivo la Family Day sfida la legge. Dal Family Day. Cioè, e scuola attacca la UE. Cioè, scuola attacca la Unione Europea. Troppi interventi sui temi etici. Cioè, Ettore Scola attacca, Angelo Scola attacca la Unione Europea perché fa troppi interventi sui temi etici. Capito? Cioè, dovrebbe essere il contrario, penso, no? Sì, no, ma infatti il fatto è dell'intervento poi anche perché impone ai politici di fare delle scelte e queste scelte devono essere imposte anche agli altri. Ho capito, ma proprio troppi interventi dovrebbero essere dai partiti, dai politici, di dire vale che fai troppi interventi, ma nessuno ormai ha il coraggio da dire che insomma abbiamo perso tutto.
e l'appello di Elton John che dice: zittite i bigotti omofobi. E cantante. Dopo che c'è il compleanno del Papa. Sì, ma il problema, sai, che i monoteisti ce l'hanno con tutti, non è che ce l'hanno soltanto con gli omosessuali, no, ce l'hanno con tutti. Sì, beh, adesso questa è una pagina che ho messo. Tira fuori così, ma se non inseria una a caso, inserita da dire. Capisci tu? Se visivi. Sì, cioè nel senso che proprio, sai, il discorso di terrorizzare, il monoteismo terrorizza tutti, non è che sia. In fase di terrorismo, proprio è una fase di terrorismo. Sai, mi diceva una persona che proprio hanno fatto la rassegna stampa, che ad esempio qua a Padova già si stanno pensando alle crociate, hanno già chiamato 300 persone per poter cercare a fare di opere di evangelizzazione. Sì, ma te vedi, ma cioè mica so casa, no? Ogni tanto sono da solo, non so che mi rapporto con la gente, non so che mi stravio, capì? Però penso e vedo, no? Capto, vedo per televisione un attimo così. Siamo proprio di diventare proprio de persone prese di mira, capito? Prese di mira da certi personaggi, gruppi. Sì, sì, beh, il fatto stesso, capito, di portare 300 persone a predicare cosa? Cioè nel senso che le persone non hanno intelligenza per capire da sole, devono essere convertite, appunto, devono essere rettificate, vabbè. E quando queste persone non saranno ascoltate, cosa farei? Farei veramente la crociata, esatto. Andrei a riaccendere i roghi. Ed è questo che loro. Il loro desiderio è questo. Prima i libri, dopo i roghi. Sì, sì, ma di fatto si passa cercare di convincerti. Quando ti fai opposizione al loro tentativo. Ma un'opera di convinzione di 5-10 anni dopo i tagli. Sì, sì, ma sono questi, diciamo, i passi in cui il monoteismo ti porta sicuramente a fare. Insomma. Sì. Dopo qua a Londra una detta del culto Vic è una strega, vada via. Vedete, ho leso perché l'ho corto. Era seguace del culto Vic, la religione delle streghe, tra virgolette. E per questo è stata licenziata in tronco. È successo a Summer della Rosa, un insegnante inglese di 34 anni. Che lavorava in una scuola secondaria di Brighton, nel sud dell'Inghilterra. La vicenda, racconta il Sun, risale a maggio. In questi giorni si sta discutendo della causa. Summer della Rosa ha raccontato di essere stata cacciata nel timore che gli allievi fossero esposti al lavaggio del cervello durante le sue lezioni. La scuola parla invece di assenteismo. La Vicca è un culto pagano che in Gran Bretagna conta circa 150.000 fedeli e che ha seguaci anche in Italia. C'è un articolo detto a pagina 22 di Repubblica di oggi. No, beh, non ho fatto tempo a leggere, però vedi, già significativo. Cioè, noi abbiamo, tra l'altro, non ho purtroppo la rassegna stampa qui dietro, ma abbiamo ultimamente sono stati assunti altri 5.300 insegnanti di religione. Sì. E cosa fanno gli insegnanti di religione? Sì. Ostruzione. Cioè, insegnano a giocare a golf, a giocare a carte, sì, a giocare a tennis, o vanno a compromettere la cultura, l'esistenza dei ragazzi con i loro problemi teologici assurdi, insomma. Sì, sì, sì. E poi logicamente la classe, diciamo, i cittadini vengono rovinati dagli stessi politici che pagano, che assumono questi insegnanti di religione, tenendo conto che sono insegnanti che non fanno concorso ma che vengono indicati dai vescovi. Indicati naturalmente non a passare la trafila, diciamo la trafila. Non devono dimostrare capacità, non devono dimostrare l'intelligenza, niente, bravura, niente, preparazione, niente. Assolutamente niente. Scherzi. E dopo qua un articolo, dopo che sarebbe, beh, insomma, io ho trovato un fossile di balena nelle vigne del Brunello, a 5 milioni di anni. Ma scusa, come fa a dire una cosa del genere, Ivano? Ma cosa dici? Guarda cosa che dici, 23 tu? Ottobre del 4004 avanti Cristo hanno creato il mondo. Cioè, 5 milioni di anni, ma stai veramente esagerando, scusa. È sul gazzettino, è sul gazzettino. Non sei più religione, quel no, non sei più religione, 4700 anni a terra. Appunto. Come vedete, è sul Brunello. Nel Brunello 5 milioni di anni, sicuramente è un inganno di qualcuno. No, che se la sta imbriaghi. No, ma se è qualcuno che vuole falsificare, fare poverini, quelli che credono nel Dio creatore, veramente è proprio è un tentativo di farli soffrire, dice come 5 milioni di anni.
È il mondo che ha soltanto che ha poco più di 6.000 anni, dai. Andiamo 5 milioni di anni, ma Nyanga Buni scrive l'Iseri, Nyanga Buni scrive come si scrive. Ustionata con l'acido, la sorella denunciò l'imam. Sì, beh, sai, il fatto che purtroppo le violenze contro le donne è una violenza che c'è anche adesso. Difatti c'è una notizia che spero di avere il tempo di commentare, che dimostra che certe violenze sono pratiche di tutto il monoteismo, cioè tutti i monoteisti hanno questa mania di condannare, di colpire la donna. Sì, sì, sì. Bene. E dopo anche se un'insegnante cristiana linciata dai suoi studenti a Lagos in Nigeria. Lì c'è profanava il Corano, i giovani islamici. Purtroppo vedi la realtà di quei paesi in cui si va a sostenere, esatto, le varie missioni crea soltanto contrasto. Esatto. Perché, ma quando sai, si pensa che gli altri come pecore da convertire o da riportarsi, esatto, dietro, crea pecore, sempre questi scontri. Pecore. Perché io no, credendo andare là a fare, no, vi porto la verità, no? E, mio Dio. Quando tu pensi che gli altri devono essere convertiti a qualcosa, crei sicuramente del rifiuto o un contrasto. È attrito, come minimo crei attrito. Cioè, perché una persona deve essere convertita a cosa? Cioè, non è una macchina che deve essere riciclata. Non è un rifiuto riciclato, sai, cioè che si può riciclare. Cioè, la persona ha una sua cultura e di conseguenza se tu pensi che la sua cultura non conta niente perché deve essere riconvertita, esatto, logicamente crei scontro. Ma i vuoi due robe solo quando chi va sole ha, i vuoi è il petrolio in Nigeria, il petrolio e a mente e basta. Ecco, tutto è. Bene. Ciao Francesco. Ciao Ivano, ciao Ivano. Ciao. Sì, pronto? 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 Sì, pronto. Ciao, sono Deborah. Ciao. Sto ascoltando con interesse e stavo facendo una riflessione personale. Premetto che io sono ignorante su moltissime cose, però quello che io non riesco a volte a spiegarmi è come le persone non riescano a fare un percorso personale di coscienza o di cultura. Perché io sono nata in una famiglia pseudo credente, di quelle che vanno la domenica perché si deve, ho fatto le scuole elementari dalle suore e mi hanno sempre obbligata a andare a messa, ho fatto i sacramenti. Posso dirti una cosa? Sì? Cioè, ma io non mi pongo mai il problema di perché le persone fanno una cosa, l'importante è che io non faccia quelle cose, cioè nel senso, io non mi devo meravigliare se qualcuno non è capace di fare un salto di qualità o di cercare la conoscenza, perché la conoscenza la cerchi se hai la volontà di cercarla. Sì. Perciò non mi posso meravigliare se qualcuno rinuncia, perché qualcuno è talmente terrorizzato, talmente spaventato, che quella paura lo tenerà inchiodato. E poi non siamo tutti uguali, perciò io non mi meraviglio se gli altri commettono degli errori o non hanno il coraggio di fare certe scelte. L'importante è che io non mi sottometta, che io cerchi la via della conoscenza. Sì, per carità, sono d'accordo. Libertà 100% di fare o non fare. Però il discorso che stavo facendo io è che solo studiando le scuole, quelle semplici, quelle obbligatorie, scuole elementari, scuole medie, studiando un po' la storia e neanche tanto bene, a me personalmente tante domande sono venute in mente e ripeto, sono ignorante su tante cose. Ma tu avevi la volontà di studiare. E non riesco a capire, però a me il dubbio, perché io ho fatto un certo percorso che mi ha fatto arrivare ad un punto di coscienza, non siano riusciti a farli anche le persone che erano con me. Ma, no, ma tu non hai il problema degli altri, tu hai il problema di te stesso, cioè nel senso che tu non puoi cambiare gli altri, se qualcuno vuole fare delle scelte e rimanere nella sua condizione, non ti può né meravigliare né scandalizzarti né far polemiche, l'importante è che tu non sia come gli altri che fanno queste scelte, cioè noi non viviamo misurandoci o confrontandoci con gli altri sulla nostra realizzazione, noi ci dobbiamo realizzare e possiamo benissimo, perché non potremmo né cambiare gli altri, possiamo cambiare solo noi stessi. Perciò io non mi meraviglio che qualcuno creda ancora che il mondo sia stato creato 6.000 anni fa, è una persona che ha rinunciato o che è stata talmente condizionata, talmente schiavizzata che non potrà mai liberarsi. E la persona che se tu gli apri la cella della gabbia la richiuderà perché quella gli dà la certezza di qualcosa da cui adeguarsi, a cui sottomettersi. Perciò io non mi scandalizzo di questo. Ma non è il mio uno scandalizzarsi, è più che altro un dispiacere.
Ma no, ma non devi perché io credo che ci siano molti elementi semplici di comprensione semplicissima che richiedono uno sforzo minimo di logica. Sì. E per me sono talmente chiari e quando vedo che altre persone non li colgono, a me dispiace. Perché è come incontrare la bambina come ho fatto la babysitter quando aveva 6 anni, che a 20 anni mi torna davanti e mi dice sì, credo ancora al principe azzurro. Ho detto auguri, capisci? E quindi a me dispiace. Non tutti hanno la fortuna o l'abilità, la possibilità di liberarsi, sai. Spero che la colgano presto tutti quanti. Va bene. Ok. Bene. Ciao. No, infatti voglio rispondere alla Debora. Questo è uno stratagemma, si chiama lo specchio di Narciso. La forma efficace di persuasione è quella che fa leva sulla fatica di ottenere un risultato e sull'attaccamento verso di esso dopo che lo si è conseguito. Per attivare questo meccanismo si deve indurre l'avversario a costruire da sé e in maniera laboriosa il quadro fittizio che intendiamo somministrargli. Una volta che avrà fatto ciò, sarà automaticamente persuaso della sua validità. Sì, pronto? Scusa Gianpaolo, ancora sarò telegrafico. Sì. Mi viene a mente un Dio che ha bisogno di dirti io sono il Signore Dio tuo. Questa è schizofrenia a un certo punto. Il monoteismo è sempre schizofrenia. Hai bisogno di specificarti questo. Perciò io veramente tutti i monoteismi, senza far di sé, li metterei tutti in una padella. Sì, penso che siano tutti uguali. Sono tutti uguali. Sono non c'è proprio. Sono, quando parli di inganno, ha definito il monoteismo di tutte le sue, in tutte le sue varianti, in tutte le sue essenze. Sì, proprio. Guarda, io sono agnostico, perciò non mi pronuncio in niente, ma veramente voi altri almeno veramente date elasticità, date possibilità, date varianti, ipotesi, tutto umanamente accettabile, come la natura è così, è variabile. E noi altri cascare nel dogmatismo è la peggior cosa che possiamo fare, perché proprio il circostante è tutto fuorché dogmatico, è caos, e io abbraccio il caos, scusa. Sono d'accordo, concordo con te sul discorso del caos. Il caos, io dico, prova a dare prova a definire il caos, come fai a dire è così, così, così? C'è di tutto dentro e di più, e quindi l'indefinito è il caos, quindi più meraviglioso di questo non so cosa. Sì, ma vedi, l'importante non è definire il caos, ma trovare cosa c'è dentro il caos o far emergere le cose che sono dentro il caos, perché c'è anche tutto. Noi siamo parte di quel caos, proprio non ha bisogno ma noi non siamo enti esterni che osservano il caos, noi siamo un elemento del caos. Bravissimo, proprio sono all'unisono in questo. Ti ringrazio. Bene. Grazie ancora, ciao Gianpaolo. Sei pronto? Pronto, velocissimo, 2 minuti. Ammette mai condizioni, insomma. Sì, ti condiziono. Vabbè, allora faccio presto perché i punti mi sono scritti, non per dirti a te, ma per dirti a altre persone che è la stessa roba. Dunque non si può spartire la debolezza altrui. Intanto bisogna domandare i preti prima, perché lui dà fede a sfida e a lievito, perché lui vuole mangiare lievito di altri e sfidare continuamente anche se ne gane su un titolo. Ma come dire, guarda, stupido, sei diventato comunista per avere affetto, gli altri sono più comunisti di te. E questa non è una trasmissione politica, perciò è un problema che non ci tocca. No, politica, vuol dire che i preti vendono il loro lavoro, cioè i preti, gli immondizi, quelli che si sue, la politica, i preti vendono tecnologia, scienza, non so per cosa che vendono, che roba. Comunque di questo chi risponde a lui, no, chi domanda, perché cosa chi vuoi sfidare, e per cosa che lui rimane sempre al lievito, e perché non si può spartire la debolezza, eppure lui vuole spartire tutto. Ecco, questo è l'interrogativo e vado di. Allora se no mi se mi è dialogo. E continuo con adesso sono cose di fondamenti qua. Ciao. Ciao. Grazie per la brevità e per le cose che ci hai detto. Sì, pronto? Pronto?
Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in diretta. Pronto? Mi senti o devo parlarti per telefono? Mi senti? Pronto? Mi senti adesso? Sì, adesso ti sento. Dimmi tutto. Ciao, sono Lorenzo. Ciao. Sempre i complimenti per la trasmissione. Beh, grazie. Così almeno ti sei un po' su rispetto a quelli che vi criticano, come sempre. Ascoltami. Si ripeti quello che hai detto alla Debora, ovvero che la ricerca è personale ed è una cosa personale, come l'hai detto, perfetto. Grazie. Perfettissimo quello che hai detto, non si deve cercare di convincere gli altri, ma è importante fare lavoro per se stessi, per capire insomma da noi stessi cosa dobbiamo fare, cosa, come vivere insomma. Sono d'accordo con te. Ok, grazie. Grazie. Sì, difatti è fondamentale, nel senso che noi non dobbiamo mai ingannare noi stessi. E allora se non vogliamo ingannare noi stessi, non dobbiamo proporre le verità a qualcun altro. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto. Niente, volevo sapere il titolo di quell'opera di Freddi, mi pare di aver capito, non ho sentito bene. Sì, ora si chiama Percioso di Freddi perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici, longanesi. E l'altro titolo di Russell, Bertrand Russell. Perché non sono cristiano, sempre della longanese. Perfetto. Grazie, molto gentile. Grazie. Figurati, ciao. Bene, mi piace la trasmissione. Bene, grazie. Grazie. Ecco. Se le indicazioni biografiche sono sempre importanti, perché soltanto conoscendo, leggendo e soltanto ricercando noi stessi le cose, non facendocele raccontare ma andandole a cercare dappertutto, potremo comprendere il mondo e soprattutto il conoscere se stessi, che è basilare. Sì, pronto? Pronto? Sì? Ascolti, io sto ascoltando la vostra trasmissione. Bene. Il caos, ma il caos non è disordine. Il caos è tutto, può essere anche il caos, anche ha una sua logica interna che noi non comprendiamo. Cioè, il caos è talmente variato, talmente ricco, talmente multiforme, che noi non riusciamo a trovare una spiegazione al caos. Perché vede, noi... Però sicuramente una sua logica ce l'ha, che però a noi sfugge. Sì, ma voglio dire, noi come uomini viviamo secondo una logica, giusto? Sì, esatto. Mai nessuno si sognerebbe di buttarsi dal quinto piano per scendere più in fretta, le scale. C'è qualcuno che lo fa, perché c'è una legge, la legge della gravità. Esatto. L'universo, ma questa legge, le leggi di questo universo emergono dal caos. Sicuramente ci sono anche... Cioè, non riesco a capire, ma la legislazione che emana leggi nello Stato, le leggi da sole non possono uscirne. Esatto. Bisogna che sia un'intelligenza che le abbia fatte. Esistono delle leggi che si manifestano e quelle che non si manifestano. Ci sono delle dimensioni che noi viviamo, delle dimensioni che sono occultate e che dormono nella materia. Queste sono fatte tutte per volontà propria. Capisco, ma allora voi dite che il Dio, un essere che non c'è, non ha diretto le cose. Nessuno ha diretto, nessuno le ha create, tutte le cose hanno all'interno di sé e sono delle divinità. Il Sole non rappresenta una divinità, ma il Sole è una divinità. Cioè io non riesco a capire, perché nella logica umana, se io entro a casa sua, trovo un proprietario. Esatto. Allora, giustamente. Ma io e te condividiamo una cultura in cui sappiamo che esiste la proprietà. Di conseguenza questa cultura si è creata perché? Perché noi abbiamo interagito fra me e te e miliardi di persone. Di conseguenza ognuno di noi aveva un principio, aveva un valore, un qualcosa in cui si riconosceva, che aveva percepito, l'ha comunicato, l'ha codificato. Potevamo codificare altre cose ed era quello che c'era a disposizione. Abbiamo fatto delle scelte. D'accordo, ma se noi siamo creature venute non dal siamo caos, noi non siamo creature, noi siamo trasformazioni, emergiamo dal caos. Ma chi ha voluto che questo ci sia? Il caos c'è sempre stato. Noi siamo... Allora il caos è Dio, scusami. No, ma il caos allora, non è Dio. Allora l'intelligenza, cioè è come se io mucchiassi un po' di plastica, di vetro, e la buttassi là per un angolo e dico fra un milione di anni mi uscirà un televisore un programmatore con tutte le informazioni e così via. Com'è possibile? C'è una capacità intrinseca in ogni parte della materia di conoscere le leggi della materia. La materia è intelligente? Tutto è intelligente. Allora se c'è intelligenza vuol dire che è un essere, uno che certo, che certo. Pensa. Cioè, il Sole, ti dicevo, è un Dio.
Cioè, ha un suo modo di... Dio? Sì. Ma non è una creazione il Sole? Assolutamente no. Il Sole è un Dio che ha una sua volontà, la Luna è un altro Dio, il fiume, la città, il parco, una pianta, un filo d'erba è un Dio. Ma è come se io fossi dinanzi al Duomo di Milano e dicessi al Duomo di Milano tu sei il Dio, no? No, io non lo devo dico. Devo pur pensare che qualcuno... Io non ho bisogno di pensarlo. Il Duomo di Milano non può essere il Dio, perché uno l'ha fatto da solo, si può ideare. Piano, il Duomo di Milano è stato edificato da persone con varia cultura, con varie capacità, e sfruttando varie cose, tra cui usando un fattore estetico che deriva dall'assimilazione culturale delle esperienze. Sì, ma se da nulla non viene nulla. Esatto. Miseria, tutto si trasforma. Ma la nostra coscienza, cioè in una la coscienza come essere umani DNA. Si forma la coscienza come esseri umani, come individui, si forma nella nostra esistenza. Quello che è nella nostra materia tornerà nella materia come esperienza. Ascolta, l'altro giorno dicevano una semplice cellula del DNA invisibile, sì, per scrivere tutti i dati che ci sono dentro ci vorrebbero decine di volumi. Esatto. Come può il caos? Ma questo è un architetto, è un programmatore. Il caos è talmente esteso, talmente forte, che noi non riusciamo a comprenderlo, lo definiamo caos, ma in realtà perché noi abbiamo degli strumenti di misurazione che ci vanno fuori scala, sai? È come quando tu vai a un tester, vai a misurare un qualcosa, tu gli dai una scala, se la cosa è fuori scala tu la definisci caos. Allora io ho capito, allora ci sono i cattolici che chiamano Dio, i testimoni di Geova dicono che il nome di Dio... Piano, ma non, vedi, ma non c'è un uno. Ma voi dite che il nome di questo essere è caos? No. Noi c'è un... tutta la materia è divina, però ogni cosa che emerge dal caos ha una sua volontà ed è una sua divinità che è separata dalle altre cose. Questa volontà non gli viene perché gli viene attribuito, gli viene soffiato, gli viene animata, ma gli è intrinseca ed è connaturata la cosa. Ma allora tutte queste verità da dove provengono? Noi prima di tutto non abbiamo la verità, ed è non avendo la verità ci possiamo permettere qualsiasi cosa in base alla nostra esperienza, al nostro desiderio, al nostro gusto. Ma potrebbero essere anche fantasie queste qua allora? La fantasia è sempre una divinità, significa sempre che sei capace di organizzare in maniera diversa le cose e di conseguenza si va a generare un qualcosa di diverso. La fantasia è una cosa fondamentale per la vita e per l'esistenza, d'altronde noi l'avremo anche in base ai desideri, i desideri sono delle divinità che cambiano la nostra vita. Ma allora vedi, l'altro giorno c'era una trasmissione televisiva, non mi ricordo più chi c'era, e parlavano dell'evoluzione. Allora questo qui gli ha detto, d'accordo, il corpo umano è un macchinario meraviglioso, incredibile, sì, diciamo che l'evoluzione lo ha creato. Ma poi ha fatto una domanda a questi scienziati. Era, come si chiamava, quello con la barba lì su Italia 7? Guarda, non guardo la televisione, allora a un certo punto, questo Ferrara, a un certo punto Ferrara ha detto a questi scienziati, d'accordo, l'uomo, ma perché la donna, ha detto? Questi qua ammutoliti. Cioè voglio dire, allora l'uomo, la donna, fanno figli, hanno trovato un pianeta che è meraviglioso, che possono costruire, mangiare e bevere. Ma questo è un progetto, scusami. No, piano. Noi non siamo progettati, non esiste un progetto intelligente. E allora perché la donna, dopo aver fatto l'uomo? Dimmi perché. Ma perché nessuno ha fatto l'uomo, nessuno ha fatto la donna. L'uomo esiste. Esistono le polarità, esistono il fatto di comunicare. Il fatto che esista la donna è soltanto perché tutte le cose si differenziano con un proprio desiderio, con una propria possibilità. E perché i figli? E perché è un pianeta perché da popolare? Perché un pianeta da popolare? Perché questo pianeta è una divinità che ha aiutato altre divinità a trovare una propria realizzazione ed è una collaborazione con altre divinità. E di conseguenza non c'è un fine, c'è soltanto quello di mantenere la vita. Ma questo desiderio di mantenere la vita non è qualcuno che ce l'ha dato, ma ci appartiene ed è nostro. La nostra materia, una volta che noi saremo morti e tornerà ad essere materia, porterà con noi le esperienze, perché ha avuto questa volontà di coagularsi in quello che noi siamo e queste esperienze torneranno a far parte di tutto. Poi io potrò percepirle o potrò non percepirle ed è una mia scelta. È il desiderio, è l'eros e la passione che è la base di tutto, la volontà fa queste cose, perché io desidero questo. Io posso capirti, però se cerco la logica umana, io vedo che in ogni famiglia c'è un capofamiglia, in un'azienda c'è un direttore, in una banca c'è un direttore. Perché abbiamo scelto una struttura economica, questa struttura economica ha delle necessità di essere strutturata in una certa maniera. È come se io costruisco una casa, devo rispettare delle leggi della fisica, perché noi su questa realtà... Chi le ha fatte queste leggi? Dove sono sempre esistite, dormono.
Sai Cesare, si dice che esistano 12 dimensioni, noi ne viviamo in 4 dimensioni, che poi una delle dimensioni è la somma di altre due, però le altre dimensioni ci sono, noi non le percepiamo, non le vediamo. Si dice che chi è quello che ha schiacciato il bottone e ha detto nessuno, sono sempre esistite. Questo è difficile da spiegare. Perché sono sempre esistite? Cioè, ma noi l'intelligenza da dove l'abbiamo presa? La nostra intelligenza? La nostra intelligenza sorge dalla nostra volontà, dal fatto che noi siamo emersi dal caos, e l'atto di volontà di emergere dal caos ci ha portato a usare tutto quello che potevamo utilizzare, che conoscevamo. Ci sono altre cose che noi abbiamo con noi dal caos, che non comprendiamo, che non conosciamo, che abbiamo rinunciato a comprendere. Quello che abbiamo capito di noi stessi lo utilizziamo per vivere. Tu sei ben preparato in maniera filosofica, però non mi hai convinto. Ma io non devo convincerti, il fine della mia discussione è discutere delle idee, perché logicamente discutendo quelle cose io non ho una verità da offrirti, io devo soltanto dire: tu hai dei sensi, hai delle capacità, un'intelligenza, osserva le cose, guarda le cose, cerca di vedere le cose con un'altra prospettiva. Se tu poi... Per me, vedi... quale prospettiva? Se io voglio raccogliere devo seminare, certo. E per fare un albero ci vuole un seme. Sì, ma allora, tu devi avere la capacità di comprendere qual è il seme che ti porterà un frutto, che ti porterà un qualcosa che ti può alimentare, qualcosa che ti può avvelenare. Di conseguenza la tua capacità di distinguere tra una sostanza benefica alla tua natura e una malefica deriva dalla tua esperienza, dal tuo desiderio, dal tuo provare. Nessuno te l'ha data questa. Capisco, ma gli scienziati scoprono, non inventano, scoprono già qualcosa. Gli scienziati partono da un presupposto mitologico di dire che il loro strumento sia vero, ma è una verità mitologica anche la loro. Ecco, allora se scoprono, chi ha inventato? Nessuno lo potranno mai scoprire. Non lo potranno mai, perché nessuno ha inventato queste cose. Ma guarda, io trovo più facile credere che ci sia un supremo che abbia ideato tutto questo. Questo supremo non c'è da nessuna parte. Non è mai esistito, non mai esisterà questo supremo. Potrà esistere come nostra invenzione, come nostra fantasia, come racconto, come barzelletta, come battuta. Esisterà nelle nostre parole, ma nella materia, nella sostanza non ci sarà mai. Sì, ma la fantasia potrebbe essere anche quello che dici tu. La fantasia è una divinità. La fantasia è una divinità. Che poi produca allucinazioni sta nella nostra capacità di utilizzare la fantasia e di comprendere dove stiamo ingannandosi, perché anche noi potremmo anche ingannarci. Ti faccio una domanda: tu ci credi al diavolo? Assolutamente no. Non credi che ci sia una creatura spirituale che stia portando il mondo all'autodistruzione? Assolutamente no, perché il mondo non va verso l'autodistruzione. Se il mondo va verso l'autodistruzione è perché qualcuno crede che si possa distruggere il mondo. Questa è una follia, potremmo distruggere noi stessi ma non distruggeremo mai il mondo. Vabbè, questo è vero, perché il mondo poi si rigenererà e così via. Esatto. Ma guarda, comunque io credo più ai testimoni di Geova che a queste filosofie strane. Sbagli a credere, perché è una rinuncia alla tua capacità, alla tua intelligenza, alla tua sensibilità, al poter osservare le cose. Tu hai tanti sensi, hai dei sensi importanti come il tatto, come il gusto, come la vista. E di fronte a tutto quello che tu puoi provare con la tua esperienza, con il tuo corpo, dici: io credo a una cosa fantasiosa, credo a delle parole. E questo è il pericolo. Quando tu dici: i miei sensi non sono in grado di aiutarmi a comprendere il mondo, in realtà tu hai infiniti sensi, infinite possibilità, e da solo ti castri, cioè ti fai un uco per il regno dei cieli. Ma la scelta di castrarti è una tua scelta. L'importante è che questa scelta tu non la vada a imporre agli altri. Una volta c'era Einstein che aveva nel suo ufficio un planetario che si muoveva mediante delle cinghie. C'era un suo amico ateo che non credeva in un essere supremo. Sì. Entrando ha messo in moto sto planetario e gli ha detto: porca miseria, ha detto, guarda che razza di aggeggio, ma che bellissimo, chi l'ha fatto? E Einstein gli ha detto: nessuno, non prendermi in giro, ha detto, non può questo qui venire da solo se non c'è un'intelligenza che l'ha messo in moto. Allora Einstein ha detto a questo suo amico ateo: questa è la brutta cosa. Quella cosa si è messa in moto perché... nei cieli a cui tu non credi che non sia stato fatto. Assolutamente da no. Quindi, quella cosa si è messa in moto perché tu l'hai osservata e desideravi che si mettesse in moto. È il principio di indeterminazione che Heisenberg ha elaborato e che Einstein non è mai riuscito a demolire. Ma
capisco, ma perché allora non vogliamo adoperare la logica e andiamo sulle fantasie? La logica è questa qua. Io mi rendo conto che esistono un'infinità di cose, che esistono delle cose infinite, innumerevoli, e queste cose hanno tutte una loro volontà, un loro desiderio, una loro possibilità, e di conseguenza io cerco di comprendere e di vivere in questo flusso. Non rinuncio ai miei sensi, alle mie possibilità, alla mia esistenza, perché so che ho molte cose da comprendere. Non ho bisogno di fede, ho bisogno di esperienza. Ok, allora io guarda, termino con una frase. Sì. Una frase biblica che dice: ogni casa l'ha costruita l'uomo. Ed è la logica. Tu non puoi dire che la casa non sia stata costruita dall'uomo. Poi termina dicendo: e ogni cosa l'ha costruita l'essere supremo, Dio, Geova, no, come tu lo vuoi chiamare. Nessuno ha costruito niente. Il mondo è eterno. Ti devo lasciare, rispondermi per radio che ti ascolto. Ciao. Dare delle risposte sulle cose che noi possiamo modificare la materia, la possiamo alterare, noi possiamo fare delle cose che non sono previste dalla materia stessa. Prendi ad esempio l'energia nucleare, l'atomo, l'uranio, il plutonio, esistono in natura e non provano quei danni. Noi abbiamo una volontà, noi comprendiamo, lo studiamo, lo modifichiamo, li creiamo la condizione affinché si manifesti, ma noi non potremo mai creare quel plutonio, perché quel plutonio si è creato in base a stratificazioni, a lavori di migliaia di anni, di secoli, eppure aveva una potenzialità che noi non ha sviluppato. Noi cosa facciamo come esseri umani? Noi trasformiamo le cose che ci sono. Questa cosa è emersa dal caos, noi siamo emersi dal caos, abbiamo fatto delle scelte, o siamo stati costretti ad andare in certe direzioni, o non siamo stati aiutati, o abbiamo utilizzato delle condizioni favorevoli, perché come io ho una volontà, come io ho un desiderio, come io ho una possibilità, cerco di indirizzarmi verso le mie possibilità, cerco di compiere la mia volontà, la mia energia, verso gli elementi che mi sono positivi. Di conseguenza il genere umano ha fatto delle scelte di essere presente, di avere un corpo, di avere dei sensi, poteva anche averne altri, ma la sua volontà o l'accondizionamento di altre divinità che lo hanno aiutato, lo hanno portato a questo. Il fatto stesso che l'essere umano si sia dotato di così infiniti sensi, che abbia una capacità così di trasformare le cose, torniamo all'esempio dell'uranio e del plutonio, io come faccio ad aver capito questo? Non perché un Dio mi ha illuminato, ma perché ho studiato la materia e comprendo che posso trasformarla. Ma come io posso trasformare la materia, posso trasformare me stesso. Sei pronto? Pronto? Sei pronto? Niente, mi puoi dire il tuo nome, perché io seguo queste trasmissioni da poco. Francesco. Francesco. E vorrei tanto avere il piacere di conoscerti. Vabbè, vengo lì giovedì in via cosa? Posso, sì, guarda, posso cambiare due parole? Sì, beh, volentieri, ti dico, io finisco alle 4:30, se tu vuoi venire qua. Sì, sei tutti i giovedì? Tutti i giovedì, sì. Perfetto. Allora, appena che ho un attimo, io non ho molto tempo perché sono pensionato, sono avanti con gli anni, non è che abbia moltissimo, ma avrei proprio piacere di scambiare due parole. Ma ti dico, io abito a Marostica, perciò se è più comodo a Marostica, possiamo anche vedersi in un'altra situazione, insomma. A Marostica? Sì, e comunque anche... se tu vieni in radio, se qua dopo del trasmissione. No, io sono più comodo di venire in radio. Va bene, allora un giovedì che riesco a liberarmi un po', faccio un salto. Ti aspetto, d'accordo. Grazie, molto ciao. Ciao. Sì, era una cosa appunto di servizio. Sì, pronto? Pronto? Un attimo che abbasso la radio. Sì, ciao. Ciao, sono Franco di Lunigo. Ciao. Ascolta, avevo un attimo, ho fatto un ragionamento mentre tu parlavi prima, no? Sì. Tu dicevi giustamente che il credente, diciamo cattolico, io aggiungerei musulmano, che fa parte del discorso che voglio fare, in qualche modo si castra. Sì. Nel senso che le sue materie in una futura... diciamo, non avrà la possibilità, come dire, di reincarnarsi, no? No, io non credo nella reincarnazione. No, diciamo, di tornare qua sotto forma di... diciamo, se uno è credente, è cattolico, in qualche modo si casta, nel senso che comunque non avrà la possibilità di rifarsi come materia, insomma, diciamo. No, cioè, lui tornerà alla materia, sarà esistito, però non porterà nessuna esperienza da questa materia. Sai, io sto alla mitologia che le persone che compiono grandi gesti possono diventare delle divinità, però questo è un problema delle persone che hanno questa visione del mondo, non è un dogma di fede, non è neanche una cosa impositiva. E gli eroi sono eroi e il fatto che diventino, compiono delle grandi gesti, diventano immortali. Questa è una possibilità che chi è pagano contempla, mette nelle sue possibilità, però il fondamentale è che se tu crei delle condizioni negative, invece che arricchire la cultura, la civiltà, darai un qualcosa di negativo. Ecco, io
io penso come te, però al tempo stesso purtroppo, secondo i numeri e quello che sarà il futuro della prospettiva, sappiamo benissimo che i cristiani forse esisteranno ancora in Sud America, ma, no, ma in Europa sono destinati a sparire. In realtà, numericamente, da qui ai prossimi 100 anni, adesso ci sono già 1 miliardo di musulmani, considerando tutti i figli che fanno e tutte le persone che riescono a convertire in Africa e tra poco anche in Europa, questi qua da 1 miliardo diventeranno 3 miliardi. Tu sei convinto che fra 10 anni ci sarà ancora 1 miliardo di musulmani? Io ci metterei la firma, perché secondo me le vere, come dici tu, sono quelli che fanno andare indietro il mondo, perché se un paese come l'Italia, che è laico, arriva quella gente lì e niente. Ma vedi, il problema non è che il cristianesimo sia migliore dell'Islam, in realtà. Io ti do ragione, però il cristianesimo si sta estinguendo. L'Islam, attraverso, diciamo, la loro alta fertilità e anche il fatto che comunque sanno dissuadere. Posso dirti una cosa? Guarda che l'intesa cristiani e musulmani l'hanno già fatta, l'hanno già stipulata, hanno solo un problema di come amministrare il gregge. Di conseguenza noi avremo un'unica grande religione, che sarà il monoteismo, nelle varie varianti. Comunque guarda che l'intesa, gli accordi hanno già fatti, hanno solo un problema di come gestire le pecore. Una volta che hanno trovato il sistema, che hanno trovato qualche scappatoia dal punto di vista teologico, non si creano questo problema. Sì, diciamo che secondo me il cristianesimo è perdente ormai. Non è perdente, loro si sono resi conto che la gente non accetta più di essere ebrea, musulmana o cristiana o cattolica, e andrà in qualche altra direzione. Il fatto che non si tolga dalla sottomissione, comprendono che si devono alleare. Loro sono già alleati, hanno fatto già delle scelte ben chiare. Hanno solo un problema storico, che alcune pecore potrebbero non gradire i nuovi pastori. Tutto quanto. Perché volevo raccontarti un'esperienza. Io ho vissuto all'estero, no? E negli anni 90 ero in Tunisia. Allora l'Italia c'era 200-300 mila immigrati, e quindi non avevamo ancora il problema dell'immigrazione. E mi ricordo che ebbi una discussione con un tunisino, perché ho vissuto là, e che mi diceva, quando che ancora non c'era quell'immigrazione che c'è oggi, mi diceva: guarda che nel 2010-2020, fa 2010 un po' troppo presto, ma poi mi ha detto 2020-2025 era un po', diciamo, sicuridato, un po' elastico, però diceva: guarda che prima o poi Roma cadrà, e il nostro obiettivo di noi musulmani è quello di conquistare Roma. Scusa, ma posso fare una domanda? Nel 1975, nel 1972, Kabul, in Afghanistan, era musulmana, c'era uno stato islamico, eppure le ragazze andavano in giro con la minigonna. Nel 2006-2007 le ragazze vanno in giro col burka, eppure sono gli stessi islamici. Se lo stesso... hanno una regressione? Cos'è successo? Hanno una regressione? Ma da cosa deriva questa regressione? Probabilmente. Ma sì, ma da cosa deriva? Cosa l'ha provocata? Qui mi traino in castagna qui. Da cosa è successo? Se tu ti prendi, c'è un libretto che io ti consiglio, che si chiama I movimenti politici arabi, che è degli anni 70, fatto dall'astrolabio Ubaldini. Sì. Se tu ti vai a leggere di questi movimenti politici arabi, vedrai che gran parte erano marxisti. Comunisti, diciamo. Sì, comunisti di sinistra, cioè in generale, comunque erano marxisti, cioè i movimenti principali dei movimenti politici arabi erano marxisti. Se tu ti fai un quadro politico adesso, vedi che gran parte dei movimenti politici sono tutti quanti integralisti islamici. Cos'è successo? Ho capito, potrebbe essere una cosa passeggiata. Guarda, esiste un libro che nessuno ha mai voluto tradurre in Italia, di un generale francese del Valla, Jean-Claude Del Valla. Si chiama Islam e Stati Uniti, e parla del perché l'Islam sia funzionale negli Stati Uniti. Questo è un generale francese, si chiama Islam e Stati Uniti, il perché di un'alleanza. Ah. Nessuno l'ha mai pubblicato in Italia. Chissà perché. Si trova in libreria. Non lo trovi, non è stato mai tradotto in italiano. Neanche su internet. È stato pubblicato in una piccola casa editrice svizzera, e scrive che appunto che gli Stati Uniti, la politica americana dal 1917, è stata sempre favorevole agli integralisti. Perché? Nel 1905 nelle università dell'Arabia Saudita c'erano dei mufti che parlavano a favore della donna. Se tu adesso vai in Arabia Saudita, vedrai che tutti quanti sono contro la donna. Cos'è successo dal 1905 al 2007? Chi ha provocato questo? Chi ha voluto questo? Scusa,
perché gli attentatori dell'11 settembre erano in gran parte dell'Arabia Saudita e nessuno ha bombardato l'Arabia Saudita ma hanno bombardato l'Iraq, l'Afghanistan? Io credo per il discorso del petrolio. Solo del petrolio? E poi c'è anche dell'altro magari. Scusa, si dice che il grande Israele deve andare dal Nilo all'Eufrate. E se tu pensi che gli integralisti cristiani americani pensano che sarà prossimo la fine del mondo, e requisito fondamentale perché la fine del mondo avvenga è che si crei il grande Israele. Comunque la visione messianica, mi fa paura No, io non bisogna avere paura. Mi fa paura la religione monoteistica. Sì, il monoteismo è pericoloso, ma non ci deve far paura. Viva il paganesimo, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Sì, i discorsi politici su quello che succede sono fondamentali, ma l'importante è che le persone vadano a capire cosa sta veramente succedendo e quali sono veramente gli schieramenti in campo. Sì, pronto? Mezzo minuto solo. Sì, mezzo minuto. Tre cose: la vita, la ricerca della vita, il sogno, il lavoro, studio e sapienza, che vuol dire profumo del creato. Scappaste, vabbè, qua tutti gli altri è una pazzia continua. Io ero con i paesi d'Italia, io va in Afghanistan, io va in Iraq, ha battuto perché i vecchi gli manda contro l'avanti, io va in muore. Ciao. Bene, ciao, velocissimo, è stato anche telegrafico, bravo Alessandro. Sei pronto? E ancora Giampaolo. Ciao. Mi ha provocato queste ultime telefonate. Io dico, faccio una domanda sola. Possiamo distruggere qualsiasi corpo, proviamo a distruggere il caos se siamo capaci. Chiedo questo, come facciamo a distruggere il caos che è materia e nulla, è tutto, è l'insieme. Ma Giampaolo, l'Apocalisse, dove metti l'Apocalisse? Insieme, dimmi. Come fai a distruggere gli insiemi nell'indefinito spazio? Perché un Dio che ha un nome è un imbecille. Perché se un Dio ha un nome è un cretino. Ma Giampaolo? Se te lo dico. Ma Giampaolo, mi senti? Dimmi. Ma scusa, e dove metti l'Apocalisse? Dove metti la fine del mondo? Ma tu ti rendi conto un Dio che ha un nome? Sì. Che dovrebbe essere indefinito, no? Loro lo definiscono così, pensa all'imbecillata. Non so come si fa a definire un Dio. Come si fa? È. Punto, è già tanto dire è. Quindi il caos è. Sì, è l'essenza. Perché non lo puoi distruggere, prova a distruggere il caos. Noi lo sappiamo, ma sai, c'è la gente che pensa che ci sarà la fine del mondo. Ma io invece dico, so ancora col sapere di non sapere. Sono quello ce l'ho qui nel cuore, sai. Lo so. Quel poveretto. Quel poveretto che 4.000 anni fa diceva sapere di non sapere. Sono infinite cose che noi non comprenderemo mai, che però sono attorno a noi. Bravo. Ciao, ciao Giampaolo. Ciao. Sì, pronto? Sì, buongiorno. Scusa, Varra. Gavevo acceso la radio che desidero parlare degli integralisti. Che c'era quasi tutti come dicevi. No, che dei movimenti politici. No, ecco, perché non volevo aver inteso mai, no? Dicevo che negli anni 70 tutti i movimenti politici arabi, nella maggioranza, a parte i fratelli musulmani che erano comunque una minoranza, erano tutti quanti movimenti marxisti. Se tu pensi ad esempio anche all'OLP. Era un movimento di sinistra, un movimento marxista. Se tu prendi ad esempio il Fronte di Liberazione della Palestina di Abbas, era un movimento marxista. Adesso cosa abbiamo? Abbiamo Hamas. Che sono fondamentalisti, sì, adesso Ise quasi tutti siamo integralisti. Come no? Mai? Come mai? Ma da cosa sei che deriva questo? Ah, prova a cercarti le risposte. Io ti metto lì la pulce. Dovete cercare cos'è successo dal 1917 in poi. Cos'è successo nel mondo arabo? Cos'è successo negli ultimi 20 anni? Cos'è successo di tanto particolare che ha portato a questo? Cioè, prova a chiederti perché. Queste cose sono successe così e sono manifestate. Perché la cosa è cambiata? Perché da movimenti di un certo orientamento 30 anni fa siamo arrivati adesso a questa situazione? Cioè, a parte che mettiamo che il credere in un certo modo anche in un'ideologia diventa una religione, no, per questo. Ma non capisco perché adesso gente come integralisti, se abbastanza gente, insomma, bloccati in un modo di vedere, certo, di pensare, no? Sì, beh, l'integralismo è sempre rigidità, è sempre schematismo, sì, è sempre limite. E dopo c'è un credere senza darsi una ragione e via, no? Cioè per dogma quasi, no? Sì.
Sì, ma no, ma sto passaggio non capisco come che si faccia, no? Mi capisco che anche uno che a volte crede ciecamente in un partito è sempre un integralista. Scusa, capito? prendi anche i regimi politici. L'Algeria, ad esempio, negli anni 70 sì. Era. Scusa. L'Algeria negli anni 70 era uno stato di sinistra. Tanti altri paesi erano governati da movimenti di sinistra. Cosa è successo che ha cambiato le cose in questa maniera così radicale? Mi non riesco mica tanto a spiegarmelo, non so. Per esempio il partito Baath, che era il governo in Siria, che era il governo in sì. Iraq, era un movimento laico. I baathisti, sì. Sì. Come mai a un certo punto l'integralismo ha avuto il sopravvento? Non so, forse secondo me per chi ha trovato un sistema di unirsi e fare coalizione contro... Cercate le risposte, va a capire cosa è successo, qual è il meccanismo. Ma scusa, e ti getto un'idea almeno, no? Mi sì, 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 io ce l'ho, io so anche perché, so cosa è successo, ma voglio metterti in te la curiosità di andare a cercare. Beh, cioè, a me, perché non cioè, so. Cioè, tu, se ti dai da fare ti dai le risposte. Va bene. Che penserò, ma no, non riesco a capire a meno che non sia un bisogno della ricerca di qualcosa certe, di spirituale certe nell'uomo, ma certe esigenze non credo che lo trovi nell'integralismo, certo. Lo trovi certamente. Ma sai, l'adeguarsi a qualcosa che non è nostro è una cosa molto semplice, cioè nel senso che è una forma di inganno molto molto chiara, molto molto abile, cioè nel senso che tu porti all'interno di un labirinto e questo labirinto ti impedisce di trovare una risposta. Però ti dico, cioè, esistono più livelli, esiste un punto a livello politico, esiste un livello culturale, però qui i livelli politici e culturali vengono sempre attivati dagli uomini, dalle società, dagli stati o dalle comunità. E allora bisogna scoprire appunto chi è il motore, chi spinge in una certa direzione e non in un'altra. Comunque se tu cerchi... Insomma, è un qualcosa per tenere schiavizzato la persona, certamente, no? Certamente. E farlo pensare a senso unico e non so, e dopo arriva al punto di suicidarsi per a volte per certe cause che sì, insomma, va bene, se fu per la libertà, che mi vuole che ne altri gente che si è fatto uccidere per creare uno Stato, per creare, ma insomma, a quel livello là mi pare tanto l'inquisizione dei cattolici, esatto. Mi pare tanto certi personaggi che adesso non vuoi accettare le coppie di fatto, esatto. Che in effetti esiste, non so come, cioè è una negazione della libertà, della ricerca la negazione dell'uomo, la cancellazione dei diritti ecco, dell'uomo, ecco, anche certamente sì, dell'uomo insomma, ma vorrei dire anche della sua spiritualità, perché certo. Perché qui osè attaccarsi una maniglia che dopo se romperà, che dopo se... Non, cioè, quando che se ha un credo, dovrebbe essere anche per logica, oltre che passare per il cuore, la fede non ha mai logica. La fede non ha mai logica. No, un momento, voglio dire, mettiamo che ha sempre qualcosa per cui non te puoi dimostrare, ma... cioè insomma la verginità della Madonna, capisco, per me non ha nessunissima logica. Ma oppure certo. Dio che crea, se tutto sta in Dio, Dio non ha bisogno di creare niente perché lui ha la ragione che esiste il tutto, quindi cosa ha avuto che crea? Voglio dire, che se delle logiche, dopo sono d'accordo che non te puoi dimostrarle e te che credi perché diciamo te senti che c'è qualcosa dentro che non te riesci a spiegare, che non te riesci fin in fondo, no? Che te capissi che poi le cose forse non può essere neanche per caso, ma da là a credere a un Dio vendicatore, a un Dio insomma che è già peso di Hitler, se deve varare in ultima insomma, il peggior criminale della storia è il Dio dei monoteisti, credo che sia così, se esiste Dio non può essere così, quindi il Dio dei monoteisti non esiste, questo vuol dire schiavizzare l'umanità, gli uomini da un'altra parte insomma, ecco. va bene, grazie, ciao. Purtroppo il tempo ormai mancano pochi minuti, mi dispiace per le ultime telefonate che non riesco a far andare. Dico soltanto due cose. Le risorse della menzogna. La menzogna, l'inganno con le parole, è uno strumento fondamentale del vincere con astuzia. Secondo i filosofi le parole fanno cose e per ottenere i risultati concreti non è necessario che esse siano vere.
i gradi di libertà messi a disposizione dal linguaggio equivalgono alle combinazioni di lettere e parole, pressoché illimitati. La parola dischiude infiniti universi possibili, molti di essi, benché costruiti su una base puramente fittizia, diventano reali e concreti. E questo appunto è l'inganno che sta dietro alle parole. D'altronde, tutti i monoteisti si definiscono la religione del libro. Bene, io chiudo qui la trasmissione perché ormai mancano due minuti. Vi ricordo che sabato 24 marzo, alle ore 18:30, a Jesolo, in via Cagamba, Settima Traversa, nel Bosco Sacro della Federazione Pagana, si terrà il rituale dell'equinozio di primavera. Per chi vuole partecipare può benissimo arrivare lì o chiamare o scrivere su internet, trovare tutte quante le indicazioni. Bene, io saluto gli ascoltatori, gli do appuntamento appunto questa sera dalle 19 alle 20. Vi segnalo e vi ricordo un libretto che merita di essere letto, anche se l'autore è un autore laico, Pier Giorgio Odifreddi, perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici. La casa editrice è la Longanesi. Ciao a tutti e ci sentiamo dalle 19 alle 20. Vediamo se trovo il CD. Ciao.